Dopo la campagna anche l'Emilia-Romagna ha approvato la richiesta di indizione di referendum contro l'autonomia, ne ha parlato anche qui. Guardi, l'Emilia-Romagna è veramente una delusione profonda, perché l'Emilia-Romagna è stata, insieme al Presidente Zaia, Presidente Maroni, la prima a volere l'autonomia, ma le dico di più, l'ho già detto tante volte, e lo ripeto, l'Emilia-Romagna è stata colei con l'ex presidente Bonaccini e con l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio che ha sottoscritto un accordo all'interno del quale la procedura per applicare la Costituzione in materia di autonomia era una procedura molto meno rispettosa delle prerogative del Parlamento rispetto a quella che è contenuta nella legge Calderoli. Quindi è veramente la dimostrazione come questa regione abbia voltato, abbia cambiato in maniera sostanziale il proprio punto di vista, dimostrando che a lei non interessa evidentemente cercare delle soluzioni utili per i propri cittadini e per l'intero paese, ma interessa soltanto speculare per ottenere qualche facile consenso. Ma non si va molto lontani con queste scelte. Veneto invece corre in avanti, secondo lei quali potrebbero essere le tempistiche anche per la Lombardia? Guardi, non c'è da correre perché non è già tutto scritto nella legge, l'ho detto già nel passato. La legge dice che tutte le pratiche, tutte le procedure, tutti i confronti che ci sono stati sono validi, per cui non abbiamo da fare nient'altro che attendere di incontrare il governo, di parlare con il governo. Maroni a suo tempo fece una richiesta per tutte e 23 le materie, quindi dato che il meno sta nel più, noi la richiesta l'abbiamo già avanzata. Adesso discuteremo con il governo per capire su quale ci possiamo e ci dobbiamo concentrare. Ma le dico di più, noi abbiamo già individuato tutte le funzioni all'interno delle materie, per cui i compiti li abbiamo già fatti da tempo, per cui adesso è veramente possiamo presentare, abbiamo già presentato al governo il lavoro fatto completamente, adesso discuteremo con lui su quali di queste materie, da quali di queste materie possiamo partire, partendo dal presupposto che come è scritto sempre nella legge, per quelle non LEP bisogna, per quelle LEP bisogna attendere prima la determinazione dei LEP.